Grazie, eccoci qui con un nuovo video. Oggi con voi voglio parlare di come avere i capelli lisci senza calore, quindi senza né piastra e senza phon. Si chiama la ruota svedese, adesso ve la faccio vedere. Allora, dopo aver lavato i capelli, io vado ad applicare questo siero della Pantene solamente sulle punte. Voi giustamente potete usare qualsiasi siero, basta che lo mettete solo sulle punte. Se invece avete magari qualche prodotto per i capelli lisci, così utilizzatelo tranquillamente. Allora, tracciamo una riga in mezzo. Io mi aiuto con questa penna perché... Ok, dopo aver tracciato la riga in mezzo, vado alla fine della mia riga e inizio a formare un cerchio e tiro su i capelli. Ok, prendo questa ciocca, la pettino e con una spugnetta da cucina nuova, giustamente, la rotolo e la blocco con una forcina. Dopo aver fatto questo, prendo la mia spazzola e inizio a far girare i capelli, quindi parto dall'orecchio. Voi partite da qualsiasi parte, dall'orecchio sinistro, dall'orecchio destro, uguale. Io parto comunque dall'orecchio sinistro e porto i capelli come se stessi facendo una leccata di mucca. Se avete i capelli che magari tendono a scalare, come i miei ad esempio, sono scalati, bloccatela con una forcina, così siete più tranquilli. Ok, e continuate questo giro, quindi vi faccio vedere. Da dietro li porto in avanti. Quindi mi ritrovo di nuovo al punto di partenza. Quindi le riblocco con la forcina. Dopo aver fatto questo, prendo un foulard e lo metto in testa, stringendolo un pochino. Rimango così per 2 ore e mezza / 3, dipende dal tipo di capelli, dalla lunghezza, dallo spessore dei capelli, giustamente. Io ad esempio ci metto 2 ore e mezza / 3 perché ho tanti capelli. E niente ragazzi, ci vediamo dopo. Eccoci qui ragazzi, sono passate 2 ore e mezza, vado a sciogliere il tutto. Prendo la mia spazzola e inizio a pettinare il tutto. Come vedete, sono perfettamente lisci. Vedete? Niente ragazzi, questo è tutto, spero che questo video vi possa essere utile, un bacio grande a tutti, ciao!